Rettore, nell'ambito di Costruendo Unisa, stamane l'inaugurazione della nuova sala dottorandi, assegnisti e borsisti. Sì, del Dipartimento di Ingegneria Civile. Il Dipartimento di Ingegneria Civile è un dipartimento di eccellenza e ovviamente forma giovani di grande qualità. C'era l'esigenza da un lato di creare le migliori condizioni per poter lavorare. Questa è una splendida sala destinata ai dottorandi del Dipartimento, e perché ovviamente per poter realizzare ricerca di qualità e didattica di qualità bisogna avere anche strutture di qualità. Allo stesso tempo però anche è stata l'occasione per fare il punto rispetto all'investimento che ha fatto il nostro Ateneo in questi 6 anni sui dottorati. Noi siamo partiti con me rettore con 70 borse di studio a livello complessivo e con 0 dottorati internazionali. Oggi ne abbiamo 151 borse di studio, quindi più del doppio in 6 anni, e anche con 16 dottorati internazionali. Io credo che questa sia la strada, perché quella dei dottorati è il momento più alto della formazione e il punto di raccordo col mondo della ricerca per coloro i quali saranno ancora impegnati in attività di ricerca e nelle università e fuori, e il punto di raccordo rispetto al mondo delle imprese, ed è forse la misura più plastica, la rappresentazione più plastica del processo di crescita del nostro Ateneo. Più che raddoppiati i numeri, un'apertura internazionale, una capacità di andare a recuperare risorse su base competitiva. Abbiamo recuperato molte risorse sui dottorati industriali, dottorati innovativi, peraltro anche con dei dottorati di area umanistica che sono stati bravissimi nel recuperare risorse, a testimonianza che forse anche per la configurazione campus, proprio forse perché stanno i saperi, stanno tutti quanti insieme, c'è una capacità di fare ricerca che riesce a intercettare anche delle risorse che forse un tempo non potevano essere immaginate. Ecco, io credo che siamo in momento anche di una fase elettorale all'interno del nostro Ateneo, e che io spero, mi auguro che questo processo di crescita così tumultuoso, così forte del nostro Ateneo, soprattutto così chiaro rispetto a delle linee, la crescita su dottorati, la crescita sull'area sull'internazionalizzazione, non si interrompa, perché deve continuare a ritmo sostenuto. La nostra università è un'università di qualità, e quindi per poter crescere deve continuare a crescere perché ha questo, questo tipo di visione internazionale, puntando appunto sulla qualità della ricerca.